e si torna a parlare di Tara Gabrieletto. Ricordate? Anni fa protagonista assoluta di Uomini e Donne, nello tedio di Maria De Filippi aveva conosciuto il tronista Christian Galella. Sembrava una favola, perché dopo la scelta è arrivato il matrimonio, ma poi, precisamente 4 anni fa, anche la separazione. E lei sembrava aver voltato pagina con un altro, fino alla scoperta che ha dell'incredibile raccontata proprio in queste ore su Instagram. L'ex corteggiatrice non aveva ufficializzato la cosa, ma i follower più attenti avevano notato un cambiamento che lasciava presagire l'ingresso di un uomo nella sua vita. Peccato che sia finito tutto e male. Ma Tara Gabrieletto parte dall'inizio e svela che erano circa 2 mesi e mezzo che si frequentava con questo ragazzo. Tara Gabrieletto di UED, scoperta shock sul fidanzato. Erano circa 2 mesi e mezzo che questa persona stava a casa mia, vivevamo come una coppia, anche fuori, si va a cena insieme con altre coppie, non ci si nasconde, nel momento in cui poi se ne esce parlando di futuro, di convivenza, si dicono parole importanti, soprattutto da parte sua, perché io ero sempre un pochino frenata. Poi a cena le ha fatto una rivelazione. Se ne è uscito, dicendo che ha fatto una serie di provini tra cui uno per un programma del mio passato, Uomini e Donne, mi cade tutto. Tara Gabrieletto pensava si trattasse di uno scherzo, ma quando poi ha visto che era serio si è alzata dal tavolo, sono andata a pagare e me ne sono andata e la preoccupazione sua era di non dirlo a nessuno perché altrimenti questa cosa gli salta. Ha preso in giro tutti. Lui ora deve pararsi il culo dicendo che si trattava di una frequentazione di 5 giorni. È stato bello scoprire che la domenica sera stavi con me, il lunedì esci dal mio letto alla mattina tardi, io vado al lavoro, vai a fare il provino al pomeriggio e poi la sera torna da me. Per Tara, la presa per il culo è stata bella importante, dice ancora tra le storie, non so cosa pensa di ottenere, che poi sto iniziando a collegare i vari tasselli. Si è sempre informato in questi mesi sul come funziona, ma ho pensato che fosse curiosità, gli ho dato fiducia. Uno schifo così non pensavo esistesse, conclude l'ex corteggiatrice, e spero che chi di dovere vedrà queste storie. Pensano di andare là e fare i milioni, più che là penso che potrebbe fare un provino per fare l'attore.